principali, delle criticità principali che emergono nell'imprenditoria femminile è proprio l'accesso al credito bancario. E quindi con il seminario di oggi vogliamo appunto dare degli strumenti e delle informazioni precise che saranno fornite appunto da due esperti per poter richiedere finanziamenti bancari. Sappiamo appunto dalle varie indagini anche condotte a Mancamere che l'accesso al credito è una criticità per il mondo femminile, soltanto il 20% delle donne ricorre a finanziamenti bancari, a volte questo accade perché non pensiamo di essere in diritto di chiedere questi finanziamenti, a volte perché non sappiamo proprio quali sono i passaggi da fare e i documenti da presentare per richiedere un finanziamento. E quindi con il seminario di oggi i relatori andranno a rispondere a dubbi e a fornire proprio chiarimenti per poter richiedere e ottenere un finanziamento bancario. Questi seminari sono tutti gratuiti, al momento ne sono stati programmati 4, al seminario di oggi ne seguiranno appunto già altri 3 che sono già stati strutturati e che saranno rivolti prevalentemente a favorire l'acquisizione di competenze nell'ambito delle tecnologie, quindi perché è emersa proprio la necessità di una formazione sul digitale e l'acquisizione di competenze specifiche da parte delle imprenditrici, appunto, dell'imprenditoria femminile. In particolare sono programmati 3 seminari, uno che appunto si terrà domani nell'orario 14:30-16 e si intitola Impresa sui social e quindi ha l'obiettivo di dare informazioni a chi parteciperà per cercare di capire non solo come essere sui social, ma anche come essere ben visibili e quindi arrivare anche agli utenti, diciamo, più distratti. Il 1° di luglio, dalle 14 alle 16:30, ci sarà un altro seminario, sito web e altri strumenti indispensabili, quindi un seminario finalizzato a capire un po' come rendere funzionale e comunicativo il proprio sito web, e un ulteriore seminario sull'impresa su Google per farsi trovare appunto su Google. Quindi altri 3 seminari per le imprenditrici, quindi per le imprese in rosa o le aspiranti imprenditrici per acquisire delle competenze specifiche anche per fronteggiare questa nuova sfida di essere e di essere visibili sul mondo appunto del web. Seguiranno probabilmente altri seminari, sempre nell'ottica di rispondere alle esigenze formative delle imprenditrici, eventualmente poi ne riparleremo e porteremo avanti l'organizzazione probabilmente per nuovi seminari per il mese di settembre, quindi successivamente alla pausa estiva. Quindi io direi che con questa breve introduzione ringrazio i relatori e tutti voi partecipanti, vi auguro un buon lavoro e spero che il seminario di oggi possa essere appunto una buona occasione per capire come muoversi e per presentarsi in banca e richiedere appunto un finanziamento. Perfetto, ringraziamo la nostra presidente Chiara Lazzarini, ovviamente di tutto quello che ha detto poi vi manderò diciamo così il riepilogo via mail e nel frattempo salutiamo anche il segretario Giuseppe Salvini che vedo che si sta collegando e che vi farà un saluto, ecco. Non è Giuseppe Salvini, è Sonia della segreteria del segretario generale e niente, ecco, appena il segretario sarà pronto poi magari verrà a farci un saluto. Dicevo appunto che per quanto riguarda i seminari di cui diceva Chiara vi manderemo in un secondo momento vi manderemo il riepilogo via mail insieme a eventuale documentazione a corredo di questo seminario. Mi scuso se c'è stato qualche problema tecnico, ma non è sempre semplice collegare il tutto. Allora, io direi a questo punto, vedo che ci sono dei problemi per il collegamento, oggi è veramente iniziata un po' a singhiozzo questa cosa. Comunque, a questo punto
Darei intanto la parola a Lina Neri, che è responsabile dell'area imprese Firenze Prato di Intesa San Paolo, che ci parlerà, entrerà, diciamo così, nel vivo di questa discussione sull'accesso al credito, che sapete tutti è, sapete tutte soprattutto, un problema, una barriera a volte per chi decide di fare impresa, per un'imprenditrice che decide di fare impresa. Ecco, insieme a Lina oggi vedremo qual è, diciamo così, il kit per presentarsi in banca, quali sono le regole e soprattutto i suggerimenti utili da, come dire, mettere in borsa, da portare con sé quando si chiede un finanziamento. Usciamo tutti, le imprese soprattutto, da un periodo di crisi, cioè difficoltà di liquidità, e quindi crediamo che questo siano dei consigli utili, diciamo dei trucchi utili e indispensabili per, come dire, ricominciare, ripartire, sia per chi ha già un'impresa, sia per chi deve iniziare. Volevo dirvi solo una cosa: naturalmente siamo in tanti e non potremo fare domande, però ecco, ovviamente mi potete mandare i quesiti alla mia mail dalla quale avete ricevuto il collegamento. Io però in chat potete scrivere se ci sono quesiti di ordine generale. Proveremo al termine dei due interventi di Lina e anche di Michele Trizza, che parlerà successivamente, di porli e in modo di rispondere se sono ovviamente quesiti di ordine generale. Altrimenti, ecco, vi risponderemo singolarmente via mail, perché diventa sennò complicato poi rispondere a tutti. Perfetto, io passerei a questo punto la parola a Lina Neri. Grazie. Grazie Antonella e buonasera a tutti. Scusate perché io sono stata parte del problema, perché non riuscivo a collegarmi. Allora, io non ho la pretesa di mettere in condizione, cioè è un onere un po' grosso quello di dare un kit che serva per rivolgersi alla banca, però insomma qualche indicazione ve la posso dare. Io sono, come diceva Antonella, direttore dell'area Firenze Prato delle imprese di Intesa San Paolo. Vi dico che due cose per premessa. Allora, prima vi do una piccola visione dell'organizzazione della banca, ma non perché voglio darvela fine a se stessa questa indicazione, ma perché serve. Chiedo scusa Lina, un minuto, vedo che si sta collegando il segretario generale, forse per un saluto, che prima non eravamo riusciti a sentirlo. Dottor Salvini, è in linea? Non è in linea, non lo trovo, va bene. Probabilmente oggi veramente è funesta come giornata sul collegamento. Andiamo avanti, Lina, ti restituisco la parola. Antonella, grazie. Dicevo, non ve la do per motivi di carattere informativo, ma perché fa parte di dove mi rivolgo, nel senso che noi abbiamo un'organizzazione che è specifica a seconda delle dimensioni aziendali e di conseguenza a seconda delle dimensioni delle vostre aziende. Abbiamo una rete di distribuzione sul territorio, di una rete di filiali diversificata. Abbiamo sul territorio delle filiali retail, che sono quelle che si occupano ovviamente di privati e delle aziende con fatturato fino a 2.500.000 euro, il cosiddetto filiale retail. Io, come diceva Antonella, sono il direttore di area delle filiali imprese, che si occupano invece delle imprese PMI e corporate che hanno un fatturato superiore a 2 milioni e mezzo. La rete di distribuzione delle filiali di Intesa San Paolo sul territorio è visibile sul nostro sito e comunque, se vi fa comodo, la giro da Antonella, e insomma, siamo molto presenti perché la nostra storia viene dalle fusioni di più banche sul territorio, per cui la numerosità delle filiali, sia retail che imprese, è molto, molto maglie strette. La seconda premessa che volevo fare è che ho grande piacere di partecipare a questo webinar, ma purtroppo, come diceva Antonella, dal punto di vista delle forme di accesso al credito con garanzia dello Stato, che è uno degli argomenti di cui volevo fare
un minimo di focalizzazione, siamo in un periodo transitorio, nel senso che a seguito dell'uscita del decreto sostegni bis dello scorso 25 maggio, oggi siamo in una fase che poi nell'approfondimento vedremo meglio, ancora non sono operative le nuove normative dovute agli aggiornamenti del decreto sostegni bis, perché andranno in onda dal 1° di luglio, e non sono più accessibili dall'11 di giugno le normative relative alle garanzie dello Stato sui finanziamenti di 30.000 euro di cui vi dovevo parlare. Però quello che vi dirò su questo argomento riguarda il futuro, cioè quello che si può fare dal 1° luglio in avanti. Dette queste premesse, direi obbligatorie, e scusandomi anche perché l'avevamo parlato anche con Antonella, cioè siamo proprio in un periodo di transizione, ma che dura pochi giorni, sono quattro le cose che volevo condividere con voi. La prima è quella, appunto, che diceva prima anche la Presidente Chiara Lazzarini, di avere non la pretesa di fornire un kit di documenti per rivolgersi in banca, ma di farvi vedere la cosa dalla prospettiva della banca. Cioè, ora vi chiederei, la maggior parte di voi sono donne e imprenditrici femminili, di mettervi, vi darò una visione di quella che è come guarda la banca il rapporto all'impresa. Se posso condividere il video, vi faccio vedere qualche documento, non sono documenti ufficiali, però possono essere utili per, diciamo, ragionare. Questo è Ti sentiamo un po' male, Lina, scusami. Ti sentiamo un po', non so se hai il microfono lontano, forse sei un po' lontana dal microfono, ma ti sentiamo un po' a tratti, non so gli altri se hanno lo stesso. Domandate se mi vedete quello che sto. No. Domandavo se vedete quello che sto dicendo. No, dovresti condividere lo schermo, c'è un tasto verde al centro della videata. E dovresti però dire a quale. Vediamo un po'. Io ho dato tutte le autorizzazioni, dovrebbe essere possibile. Ecco, sì, adesso vediamo il tuo schermo. Allora, questo è un documento. Parto da questo, cioè da quelli che sono i documenti necessari per aprire un conto corrente di una ditta individuale o di una società. È roba molto semplice, per cui partendo dall'inizio vediamo quelli che sono documenti che in realtà poi sono ripetitivi per le società semplici, per le società in nome collettivo e poi le società di capitali. In particolare nelle società di capitali, oltre ai consueti documenti che vedete in questa pagina e che posso fornire a Antonella, ci vogliono per ogni richiedente inteso come legale rappresentante i documenti carta d'identità, passaporto, codice fiscale, e per quello che riguarda le società, ovviamente l'atto costitutivo con le eventuali modifiche che possono essere intervenute, il certificato di iscrizione alle Camere di Commercio e, in secondo luogo, per società di capitali, i documenti che comprovano chi è che amministra la società. Vado sul tema delle società a responsabilità limitata, che sono la forma giuridica più utilizzata nel settore, per cui oltre all'atto costitutivo dello statuto, i verbali assembleari che determinano i soggetti che hanno l'amministrazione della società e il certificato di iscrizione delle imprese alla Camera di Commercio ove previsto. Direi che questi sono documenti basilari, non vi dico niente di nuovo, ma mi faceva piacere condividerlo perché il rapporto che in questo momento c'è tra la banca e il cliente, se riusciamo ad accorciare i tempi e si va preparate presso una banca, diventa più semplice. Vi condivido ora un altro documento che è, non so se mi vedete, Antonella? Sì, ora c'è uno tra i partecipanti che dice che non lo vede, però... Te lo mando a te. Ah, lo vedo, non lo vedono, c'è chi lo vede. Comunque, insomma, sì, certo, poi quello che puoi mandare poi lo rimanderemo a tutti i nostri partecipanti. Chiedo conferma se state vedendo il video di Lina, ma vedo che qualcuno mi ha risposto di sì. Ok.
Io vedo sempre la stessa schermata, non so che dire, magari provate ad aggiornare. Avete dei problemi di linea? Può darsi che abbiate dei problemi di linea. Ve li racconto, tanto guardate, è benissimo, semplice. Prova a raccontarli, sì. Con scritto sei o sette punti, molto semplice. Allora, innanzitutto l'avviso bicamerale, che è sempre indispensabile per l'individuazione della società, i bilanci ufficiali. Lina, però si vede se la stessa schermata, c'è cioè il checklist di apertura, checklist apertura, vedo, è la checklist apertura conto corrente persone giuridiche, stiamo vedendo. Posso forse perché evidentemente in tempo devi condividere tutto lo schermo. Sì, sto condividendo tutto lo schermo. Ve li racconto. Comunque raccontalo. Bene, è più semplice. Sì. In questo modo. Allora, la misura camerale, i bilanci ufficiali, quelli, oppure le dichiarazioni fiscali ultime depositate, una situazione contabile di periodo, i dati previsionali della vostra società. E poi, soprattutto, e poi vi spiegherò magari il motivo per cui questa cosa è necessaria, un piano della vostra azienda. Ora, il termine di business plan è un termine che fa paura generalmente, anche perché noi siamo abituati come banche, e da anni lavoriamo in questo modo, a lavorare su quelli sono i dati storici delle società. Cioè noi negli ultimi 20 anni abbiamo fatto credito, indipendentemente dal fatto che fossimo davanti ad un'impresa femminile o ad un'impresa generica, guardando i dati con lo specchio del retrovisore, per cui oggi diamo credito sulla base dei bilanci 2019. Allora, il tema della crisi pandemica e la successiva crisi finanziaria e il venir meno di certe certezze anche nel nostro settore ha fatto sì che il nostro gruppo e anche le altre banche, ma specialmente il nostro gruppo in questo momento, proprio per poter intervenire dando credito alle aziende, non si basa solo esclusivamente su quelli che sono i dati prospettici. Vi faccio un esempio tanto per essere molto chiara. Se oggi una vostra azienda porta in bilancio della propria azienda in Intesa San Paolo, il bilancio che ci portate è quello del 2020, che rappresenta l'anno horribilis di tutto il percorso delle vostre aziende. Questo con conseguenze che potete bene immaginare in termini di facilità di credito, in termini di rating, che è l'indicatore che in pratica definisce la rischiosità delle aziende, e per questo motivo la nostra banca vuole e in questo momento aiuta le imprese a dare un'immagine che non è più l'immagine storica delle aziende, ma un'immagine prospettica. Se il gestore di una mia filiale si mette a sedere con voi e vi chiede un business plan, non vi impaurite, nel senso che noi abbiamo un programma condiviso per tutte le filiali, nelle quali i dati che vi chiediamo, e sono dati molto semplici, per cui il fatturato che prevedete di fare nel 2021 e nel 2022, quando pensate di ritornare ai fatturati precedenti la crisi, quanto debito avete fatto in questo periodo, le informazioni che voi date, unitamente al fatto che dal punto di vista informatico Intesa San Paolo si è attrezzata con uno strumento che matcha le informazioni che voi date con delle informazioni di settore, consente di avere una vision della vostra azienda che non è più quella storica, ma è una vision del futuro. Il tema, diciamo, della ristrettezza del credito, quello che nel programma che ha chiamato Antonella l'ha definito come credit crunch, deve essere, non deve essere un deterrente. Cioè la nostra banca cerca di guardare con voi al futuro e mettere nero su bianco, facendolo incorporare nella valutazione creditizia, non solo i dati storici 2019 e 2020, ma soprattutto quello che pensiamo di fare insieme noi come azienda nel futuro, per cui capire e condividere quello che succederà nel 2021 e nel 2022. Ho fatto questo giro per il business plan perché, per esperienza vi dico, quando si parla con un'azienda in termini di business plan,
si rigidisce e si pensa che sia qualcosa di molto complicato e per il quale sia necessario il supporto di qualche consulente specialista. Vi assicuro che invece quello che voi pensate della vostra azienda, quelli che sono i correttivi che pensate di fare per traghettare la vostra azienda fuori dalla crisi, sono informazioni che a noi servono oggi per poter valutare l'azienda non soltanto sulla base dei dati storici che non sono buoni, ma anche e soprattutto sulla base dei dati prospettici. Vi farei vedere a questo punto, ma vorrei che questo lo vedeste. Dovresti però interrompere la condivisione e ricondividere tutto lo schermo, non solo una sola schermata, forse per quello che non vediamo. Eccoci. Quando condividi lo schermo devi condividere tutto quanto lo schermo del tuo computer, non solo uno screen, una finestra. Ecco, quello volevo dirti. In questo modo riusciamo a vedere. Ecco, nel frattempo è arrivato il dottor Giuseppe Salvini, approfittiamo per dargli un attimo, scusa Lina, ti interrompo un attimo, vai. Gli diamo una parola perché così ci fa un saluto. Prego, dottor Salvini. Sì, grazie Antonella, grazie a voi, grazie alla Presidente Chiara Lazzarini, a tutti voi componenti e ai nostri relatori. Io solo un saluto, scusandomi per il ritardo, ma ci tenevo soltanto anche solo a indirizzarvi proprio veramente un brevissimo saluto, ricordando che per noi siete importantissime. Quindi ci tenevo proprio a rivarcare l'importanza che ha l'IFE, il Comitato Imprenditoria Femminile, nell'ambito della Camera di Commercio di Firenze. Io sono un uomo di studi di statistica, mi appassionano anche i numeri economici, la componente femminile nell'ambito dell'imprenditoria fiorentina è di tutta rilevanza, oltre 23.000 imprese al femminile ed è una imprenditoria che purtroppo, soprattutto per le start-up, guardate, non tanto i numeri assoluti per cui si è mantenuta stabile, numericamente stabile, ma per quanto riguarda le start-up, le nuove imprese al femminile, soprattutto quelle di carattere giovanile, la crisi ha prodotto un congelamento totale. Quindi, se prima, ecco, tante giovani sceglievano la strada dell'autoimprenditorialità, la crisi ha congelato questa voglia di fare impresa. E da qui, proprio da questi dati anche di rallentamento della voglia di fare impresa, è nata l'idea di, con Chiara Lazzarini e con Antonella Berti, di aprire questo percorso anche di aiuto a capire come accedere meglio alle opportunità creditizie per le nostre imprese. Io vi do anche qui un dato. Considerate che per le start-up al terzo anno di attività rimangono solo 4 imprese su 10. Quindi c'è una, soprattutto nei primi anni di attività, nei primi 3 anni, c'è una mortalità molto, molto spiccata per le imprese, proprio per la difficoltà di avere un rapporto fluido ben costruito sull'aspetto del credito e dei finanziamenti. Quindi questo è un tema centrale, storicamente un tema centrale, vieppiù in questa fase di crisi pandemica che ha compresso il PIL al 9%, ha compresso i fatturati, ha compresso l'export. Quindi la ripartenza si coniugherà anche ovviamente con una maggiore, al di là dei ristori, al di là dei contributi necessari a mantenere il sistema economico in una, diciamo, situazione quantomeno di galleggiamento, di stabilità, la ripartenza la si fonda su una fluidificazione e anche un miglior accesso al volano del credito. Da qui, ecco, questa serie di percorsi formativi, anche grazie ai colleghi di Promo Firenze, grazie a Lina Neri per quanto riguarda l'incontro di oggi, per supportare
le nostre numerose imprese al femminile, molto, come dire, molto anche vitali come creatività, molto, molto dinamiche, ecco, per supportarle in questa delicata fase della ripartenza. Quindi un grazie davvero alle componenti del Comitato IFE, alla Presidente Lazzarini in testa per aver avuto questa idea e, ripeto, la Camera di Commercio è con voi. Quindi buon lavoro e buon proseguimento con Michele e con Lina Neri. Grazie ancora. Grazie dottor Salvini, grazie per i suoi saluti. Proseguiamo con Lina, che stava invece introducendo invece il suo argomento. Lina, ci sei? Lina? Scusate, ma mi era caduta la linea, devo avere qualche problema. Perfetto, scusate. Ma nel frattempo però ha fatto i saluti, quindi abbiamo ovviato. Allora, io ho trovato il documento che stavi cercando di produrre, se vuoi lo posso mettere io a video. Se non ti dispiace, Antonella, provo io. Ora. Te, perfetto, benissimo, proseguiamo. Nel frattempo stanno arrivando delle domande, ma proviamo a porle alla fine del tuo intervento. Vai. No, non ci riesco, non ho abbastanza linea, ve ne racconto e basta, scusatemi, ma... E poi provo io. Ho preparato... C'è qualche cambiamento rispetto a quello che c'avevi, ma insomma proviamo e poi osservo quello che tu condividi. È questo? Io non vedo nulla con Antonella. Riesci a vederlo? Riuscite a vederlo? Sì, allora, come vi dicevo prima, e scusatemi per questa nuova interruzione, a questo punto io provo, mettendovi l'atto manca, cioè a farvi capire cosa noi ascoltiamo e guardiamo quando ci troviamo di fronte ad un'azienda e le cose sulle quali ci aspettiamo che l'imprenditrice o l'imprenditore, che poi è lo stesso in questo caso, ci dia delle risposte, specialmente in occasione della richiesta di un primo affidamento. Quando ci siete davanti al gestore della banca, le prime domande che vi vengono fatte saranno: cosa fa la vostra azienda? Qual è il mercato di riferimento a cui, appunto, in cui siete inserite? A chi comprate? A chi vendete? Quali sono gli esponenti di riferimento di questa azienda? Le funzioni che dal punto di vista interno, cioè della governance e dell'amministrazione, sono importanti, per cui fate un quadro dell'azienda che consenta alla banca di inquadrare l'attività economica della vostra azienda. Ovviamente, vi ho detto che fra i documenti necessari c'è il bilancio ufficiale, ci si aspetta che i dati, i macrodati del bilancio ufficiale siano nella vostra conoscenza, no? Per cui, scusate se dico delle cose banali che magari per qualcuna di voi saranno delle banalità, però insomma, mi sembra importante che nel primo colloquio con la banca la conoscenza di quello che è dal punto di vista numerico, l'indicatore patrimoniale, economico, le dinamiche finanziarie e di indebitamento delle vostre aziende siano non solo espresse dai numeri, ma anche dalla vostra consapevolezza. Conoscere i numeri del proprio bilancio e anche con l'aiuto di professionisti o della Camera di Commercio capire quelle che sono le componenti del proprio fatturato, la redditività e i dati, soprattutto come vedete nel quarto punto della centrale rischi, è importante. Appena un'azienda entra in una filiale di Intesa San Paolo e firma la privacy, ovviamente nel pacchetto istruttorio ci sta l'aggiornamento della centrale rischi. Sulla centrale rischi voi dovete avere consapevolezza di quello che ci sta dentro, no? La centrale rischi è ormai uno strumento che è indispensabile ai fini della valutazione creditizia, e io penso, e su questa cosa anche Antonella mi ha detto che insomma ne avete fatto anche oggetto di approfondimento, l'utilizzo e le segnalazioni in centrale rischi della vostra azienda deve essere un dato che
conosciuto, noto. Altro aspetto importante, oltre a quelli che sono gli aspetti di carattere e patrimoniale, è l'andamento commerciale dell'azienda. Se io domando all'azienda quanti insoluti c'hai e non mi dà risposta, devo dire che insomma, ora parlo di aziende, di imprese manifatturiere, nel caso specifico, però faccio degli esempi generici avendo davanti aziende che faranno un po' di tutto, dai servizi alla manifattura, al turismo, eccetera. Però ecco, avere la consapevolezza dell'andamento della propria azienda dal punto di vista commerciale è veramente importante. Penultimo punto è cosa vogliamo, cioè cosa serve alla vostra azienda in quel momento. Perché il fatto di avere di accesso al credito in generale è poco, no? A volte le aziende hanno semplicemente bisogno di un supporto commerciale, cioè di un supporto di breve termine di credito, altre invece per motivi legati alla crisi che vi ha visto insomma, nell'ultimo periodo anche oggetto di lunghe chiusure e conseguentemente di assenza di fatturato, può aver bisogno di operazioni a medio e lungo termine che ripristinino la liquidità aziendale che si è consumata nell'arco di questo ultimo anno e mezzo molto difficile. Ritorno in ultimo un punto a quello del famoso business plan, che vi ripeto non è un termine che deve fare paura, ma è soltanto quello che voi pensate della vostra azienda nei prossimi 12-24 mesi. Io so benissimo che nella maggior parte dei casi voi avete una visione della vostra azienda. Mi diceva Antonella che alcune aziende, che rappresentanti qui presenti, stanno pensando per esempio nel settore dei servizi a riqualificare e modificare anche il proprio business, perché ci sono dei settori nei quali si è capito che la rinascita delle aziende dopo la crisi deve trovare delle aziende che dal punto di vista del servizio offerto, della digitalizzazione, dell'offerta, e intendo anche l'offerta digitale per esempio, dovranno essere delle aziende che si sono modificate. Per cui il tema di mettersi a sedere con il nostro gestore e stabilire insieme quello che viene detto tecnicamente recovery time, ma che è semplicemente il tempo che richiede la vostra azienda per tornare ai ricavi, agli utili ante 2019, è un tema sul quale dobbiamo ragionare, ma questo proprio per evitare il credit crunch, perché come vi dicevo prima, i bilanci storici sono bilanci brutti generalmente. Se voi guardiamo gli andamenti settoriali, non c'è settore nel fiorentino, e non parlo del settore turistico, alberghiero, della ristorazione, che è anche peggio, in cui non vediamo riduzioni di fatturati inferiori al 30%. Per cui valutare l'azienda su dati storici è più difficile che valutarla sul fatto di una condivisione di un piano di rientro, di recupero dal punto di vista del futuro. Per cui abbiate la pazienza di fare un attimo di approfondimento dei vostri numeri, di conoscere bene il business della vostra azienda e di condividerlo con i nostri gestori, perché questo è uno, direi, il principale strumento per rendere il credito fattibile. Antonella, puoi diciamo togliere la condivisione, poi ti mando magari una versione aggiornata di questo. Perfetto. Il terzo argomento, se sono quello per parlare, che avevamo condiviso anche con Antonella, è quello relativo al secondo grande pilastro di supporto alla crisi pandemica, che sono gli aiuti di Stato. Già da oltre un anno lo Stato ha messo in campo degli strumenti che si espletano in termini di garanzie rilasciate al sistema bancario per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, e che, come vi dicevo all'inizio, in questo momento è in fase transitoria. Però io vi parlerò in particolare, non potendo diciamo parlare di tutto, in particolare di un tipo di finanziamento, che sono i finanziamenti fino a 30.000 euro, che sono garantiti dal 1° luglio dallo Stato al 90%. Questi finanziamenti, che sono diciamo oggetto, effetto, scusate, di una legge del
del 2020 erano garantiti fino al mese di giugno al 100%, dal primo di luglio questi finanziamenti sono garantiti dallo Stato al 90%. Capite bene che con una garanzia dello Stato al 90% quello che insomma è l'accesso al credito è in qualche modo agevolato. Ora io non vi voglio domandare se alcuni di voi hanno avuto accesso a questo tipo di agevolazione, ma vi assicuro che Intesa San Paolo sul territorio fiorentino ha erogato questi tipi di finanziamento, specialmente sulle piccole e piccolissime imprese, direi a pioggia, perché fino all'11 giugno scorso questi prestiti erano garantiti al 100%, per cui direi che era un pochino più semplice rispetto a un credito ordinario e senza garanzie. Vi dico le caratteristiche perché caratteristiche che hanno da in avanti questi finanziamenti, tutto quello che vi dico lo potete trovare nel nostro sito, nel sito di Intesa San Paolo, e ve lo dico proprio come è scritto lì, in modo tale che qualsiasi dubbio vi venga, magari con un contatto con me o con Antonella, lo si possa dirimere. Allora, i finanziamenti fino a 30.000 euro, come vi dicevo prima, sono modificati, ma non ancora completamente modificati, perché siamo in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea relativa al... Scusate che mi stanno chiamando, ecco qua, per diciamo, la trasformazione in legge del decreto sostegni bis. Però insomma, direi che a questo punto, parlando in termini prospettici, è interrotta l'erogazione di questi finanziamenti per i giorni che vanno dal 12 al 30 di giugno 2021 in attesa della trasformazione in legge del decreto e dell'emissione delle disposizioni operative da parte delle banche, ma dal 1 di luglio possiamo partire. Quali caratteristiche hanno queste operazioni? Allora, hanno un importo massimo di 30.000 euro, una durata che è stata prolungata nel tempo fino a un massimo addirittura di 180 mesi, per cui 15 anni, ma direi che la durata del finanziamento è coerente con quelle che sono le capacità di rimborso da parte dell'azienda, ed hanno la garanzia appunto del 90% dello Stato. Quali sono le caratteristiche oggettive sulla base delle quali le imprese hanno possibilità di accesso a questi prestiti? Sono le piccole e medie imprese, ovviamente, non le mid cap, intese cioè le aziende più grandi, artigiani, professionisti o in generale tutti coloro che svolgono attività di impresa, comprese le persone fisiche con partita IVA e che esercitano arte o professioni per i quali non è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un ordine. Per cui tutte quelle, e su questo tema penso che CCA vi possa essere di aiuto, quelle persone fisiche o professionisti iscritte alla sezione K del codice Ateco. Tutte le praticamente. Perdonami, scusami, mi stanno chiedendo, ma a questi prestiti è possibile accedere anche se uno non ha ancora l'impresa? No. Questi sono prestiti per chi ha già una partita IVA e ha già un'attività. Sì, perché questi prestiti, poi fra l'altro, quando ora vi dirò anche quali sono i parametri oggettivi stabiliti dal decreto per l'accesso, prevedono dei parametri di riferimento rispetto al fatturato 2019 e al costo del lavoro nel 2019, perché sono finanziamenti finalizzati al supporto alle imprese nella fase della crisi pandemica, per cui un'azienda che apre oggi questo tipo di finanziamento non ha accesso. Andando avanti su questa cosa, Antonella, le caratteristiche del finanziamento sono appunto tali che per la definizione dell'importo, che massimo, vi dicevo, è 30.000 euro, sono due parametri relativi al bilancio 2019, cioè il finanziamento non può essere superiore al 25% del fatturato, per cui se un'azienda ha fatturato nel 2019 100.000 euro, l'importo massimo di accesso è 25.000 euro, e non può essere più alto del doppio della spesa salariale sostenuta nel 2019, tutta la spesa salariale, cioè compresi gli oneri sociali, il costo del personale, comunque le persone a libro paga dell'azienda.
questi due parametri dicono che le aziende che aprono oggi hanno altri tipi di agevolazione che in questo momento non approfondirei visto il tema del webinar, perché poi non c'è tempo, ma questi finanziamenti sono destinati a supportare le imprese a traghettare fuori dalla crisi pandemica, per cui devono essere aziende che hanno un bilancio 2019, e questi sono due parametri che, come vi dicevo prima, sono presi a riferimento. Scusa Lina, mi stanno chiedendo, ma un'azienda che ha un utile basso e poco fatturato può accedere? Dipende, immagino, dai livelli di fatturato. L'utile non è un parametro oggettivo. Okay. Quelli che sono parametri oggettivi sono il fatturato. Se l'azienda fattura 10.000 euro, vale lo stesso il 25% del fatturato. Cioè il parametro è contenuto nella legge. E non è un parametro, diciamo, stabilito dalla banca. Se l'azienda fattura 50.000 euro, 25% di 50.000 euro come cap, cioè come importo massimo. Perfetto. Il più grande dei due valori, il doppio della spesa salariale, perché ci sono delle aziende che magari hanno un fatturato più basso, ma una spesa salariale 2019 più alta, per cui si prende quello dei due parametri che è più elevato per stabilire il massimo della richiesta. Bene, grazie. Mi chiedono anche, è necessaria una controgaranzia per ottenere questo prestito? Qui si va in temi che sono di carattere, diciamo, non è richiesta generalmente una controgaranzia, però ci saranno dei casi in cui abbiamo preso una garanzia personale. Cioè, non ti posso dare una risposta univoca, non posso dare una risposta. Generalmente, guarda, vi devo dire che nel 2019, quando la garanzia dello Stato addirittura era totale, la legge si è anche preoccupata che le banche non utilizzassero questa forma per rientrare di debiti pregressi sull'azienda, e mi spiego meglio. La legge prevede che se l'azienda Lina Neri ha un debito nei confronti di Intesa San Paolo di 10.000 euro pregresso rispetto alla crisi Covid, l'erogazione dei 30.000 euro di finanziamenti vadano fatti con un assegno circolare, perché la banca non può approfittare delle garanzie dello Stato per rientrare dei propri debiti. Mi sono spiegata? Okay. Perfettamente, direi. Direi che questa è, poi, ripeto, non c'è una legge che vale per tutti, perché ogni azienda ha la sua storia, ma questo è come importo, come entità e percentuale di garanzia, come velocità di diciamo istruttoria da parte della banca. Nel sito ci sono anche i tempi medi di risposta per questo tipo di finanziamento nel mese di aprile, sono insomma accessibili. Ecco, è direi un prêt-à-porter, cioè non mi viene il termine, però insomma un accesso abbastanza semplice. Possono essere richiesti finanziamenti anche se non si è titolari di conto corrente in Intesa San Paolo, nel senso che va bene lo stesso, cioè nel sito ci sono i documenti da firmare. Il documento principale è il cosiddetto allegato 4 bis, che è quello che chiede il fondo centrale di garanzia, che rilascia la garanzia nei confronti della banca che eroga il credito. Per cui c'è un allegato che di semplice compilazione. Nel momento in cui si prepara la domanda, la si stampa, la domanda è questa allegata 4 bis che trovate nel sito, sia il nostro che nel sito del Fondo Centrale di Garanzia, vi potranno essere chiesti quei documenti che vi ho detto all'inizio, per cui pur non essendo cliente di Intesa San Paolo, la banca fa un'istruttoria di questa pratica come cliente nuovo, e se noi siamo in grado di portare velocemente questi documenti, questo tipo di finanziamento è anche di facile erogazione. Se non siete clienti di Intesa San Paolo, stampate la domanda sul nostro sito e rivolgetevi alla filiale più vicina di Intesa San Paolo. Vi dico anche che, e questo è che nel sito c'è proprio una declinazione molto
precisa di come si fa a chiedere il finanziamento, no? Si estrae automaticamente il modulo 4 bis che vi dicevo prima, che una volta compilato, stampato, lo potete salvare nel computer e potete portarvelo dietro, anzi dovete portarvelo dietro insieme a quel minimo di kit che vi ho segnalato prima nell'appuntamento con il gestore. Vi possono essere chiesti altri documenti integrativi, però ritengo che una volta che abbiamo stampato la domanda, avete portato i documenti della società, avete portato i bilanci, avete le idee chiare di quello che vi servono questi 30.000 euro nella vostra ditta, direi che è una delle forme di accesso al credito più semplici che in questo momento abbiamo. Per le aziende che avessero già usufruito, e non so se ce ne sono, ma insomma ce ne sono parecchie nel territorio fiorentino, avessero già usufruito di un precedente finanziamento fino a 30.000 euro, il decreto sostegni bis ammette la possibilità di chiedere un'integrazione fino a un massimo di 30.000 euro, successiva all'erogazione magari avvenuta nel 2020, o un allungamento dello stesso finanziamento, perché in un primo momento questi finanziamenti da 30.000 euro venivano emessi con durata a 6 anni. Il perdurare della crisi e le prospettive di ripresa che si sono allungate nel tempo e la volontà della banca, nonché dello Stato, di mettere in condizioni le aziende di dismettere il debito contratto, hanno fatto sì che nell'ultimo decreto sia stato previsto l'allungamento fino a un massimo di 180 mesi di questi finanziamenti. I finanziamenti, le garanzie dello Stato sono tutte queste di cui vi sto parlando a titolo gratuito, per cui non sono previste commissioni da pagare al Fondo Centrale di Garanzia. Direi che questo, insomma, è l'inquadramento complessivo di questo tipo di finanziamento, è questo. Se ci sono qualche domanda generica, io rispondo volentieri, se no io vi pregherei proprio di accedere al sito, perché è veramente molto semplice il nostro sito e lì trovate tutto quello che vi ho detto spiegato anche meglio, cioè nel senso che passo passo vi seguiamo nel sito per quello che ci vuole, cosa dovete stampare, dove prendere l'appuntamento. Le nostre filiali in questo momento ancora lavorano su appuntamento, nel senso che è bene che chiamate alla filiale e vi facciate dare dal gestore un appuntamento per la visita o anche una Skype, come stiamo facendo, una riunione online come stiamo facendo in questo momento, ma direi che è fatto molto bene e che il processo è abbastanza semplice e di breve durata. Perfetto Lina, grazie. Grazie per queste delucidazioni. Ricordo che Lina è Intesa San Paolo, ma è anche il membro del nostro comitato imprenditoria femminile. Chiaramente le informazioni sono importantissime, il kit che ci ha suggerito è utilissimo. Io direi a questo punto, se non ci sono domande... Posso chiedere una cosa, Antonella? Sì, prego. Posso? Prego Lina. Questa cosa mi preme a dirla, non solo come diciamo membro del comitato dell'imprenditoria femminile, ma anche come bancaria, siccome sono una bancaria di lungo corso e ho visto anche, diciamo, lo sviluppo che il rapporto con della banca con l'imprenditoria femminile, vi do due piccoli suggerimenti che secondo me sono molto importanti. Allora, il primo è: siate coraggiose. Siate coraggiose perché, pur avendo letto nelle documentazioni che mamma Antonella e come ha ribadito anche all'inizio la vostra presidente, cioè il timore di una stretta creditizia che sia particolarmente dura nei confronti delle imprese femminili, la comprendo, ma siate coraggiose ma competenti, nel senso che non vi fate, non vi scoraggiate e nel non andare a chiedere qualcosa in banca. Andateci e andateci preparate, andateci. Io, una signora dice: io sono molto coraggiosa, mi piace questa cosa. Ecco, abbiate coraggio, siate preparate, cercate di avere una visione della vostra azienda ora e nel futuro e vedrete che troverete un'apertura nei confronti delle aziende che si basa non soltanto su quello che è l'azienda oggi, ma anche su quello che voi intendete fare su questa azienda in futuro. Vi ringrazio. Grazie Lina anche per questa spinta, diciamo, di autostima.
Allora, io direi, vedo che stanno arrivando un po' di domande, se puoi trattenerti con noi ancora un po', magari poi dopo l'intervento di Michele. Ho un quarto d'ora, 20 minuti, ascolto volentieri l'intervento. Altrimenti, ecco, invito i nostri partecipanti a mandare le domande e poi magari te le giriamo. Va bene? Assolutamente sì, grazie Antonella. Grazie mille per tutte le tue... tutti i tuoi suggerimenti e tutti che ci hanno veramente illuminato. Grazie Lina. Grazie, ciao. Allora, adesso è la volta di Michele Trizza, il nostro responsabile area finanziamenti della nostra azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. Michele si occupa a 360 gradi della parte finanziamenti. Quindi, diciamo così, che Michele si occupa proprio di dare... notizia di tutti i bandi, di tutte le novità che ci sono per quanto riguarda, diciamo, i finanziamenti sia delle imprese esistenti, ma anche di chi vuole iniziare a fare impresa. Ho visto che ci sono molte domande delle vostre che dicono: ah vabbè, ma parlate solo delle aziende che ci sono già, ma io voglio iniziare una nuova attività. Ecco, a questo punto chiederei a Michele, al termine magari, se può darci anche, oltre diciamo, agli altri argomenti che erano in programma, quindi ai bandi di contributo della Camera e al bando di Invitalia, se possibile anche di accennare se vi sono dei finanziamenti per chi vuole iniziare una nuova impresa, per esempio chi vuole iniziare una startup, se ci può dare qualche indizio su quello che possono essere, perché vedo che stanno arrivando delle domande su questo tema. Prego Michele Trizza. Grazie Antonella, sì, senz'altro possiamo fare una panoramica breve naturalmente per come un po' vogliono come vuole lo stile del webinar, una panoramica su quelle che sono le opportunità in questo momento per avviare una nuova attività. Quindi io come la scaletta inizio con i due bandi della Camera di Commercio di Firenze. In questo momento la Camera di Commercio ha in essere due bandi che non sono per le nuove imprese, ma per le imprese già costituite e attive. Quindi comunque c'è il requisito che l'impresa deve essere attiva, che prevedono dei contributi a fondo perduto. Mi aiuto con delle slide, vediamo se riesco a condividere. Ok, dunque il primo bando è un bando che la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione delle imprese per l'internazionalizzazione, anche in forma per programmi di internazionalizzazione digitale. Quindi, ad esempio, per la partecipazione a fiere digitali oppure per campagne di marketing digitale, quindi comunque tutto ciò che l'impresa pone in essere per l'internazionalizzazione, sia dalla campagna di marketing digitale alla semplice traduzione di cataloghi, per fare un altro esempio, può essere oggetto di rimborso da parte della Camera di Commercio. In che misura rimborso? Nella misura del 50% fino a un'agevolazione massima di 1.500 euro, con una spesa minima di 500 euro. Quindi qui le spese possono essere sostenute dal 1 di gennaio 2021 e il bando rimane aperto sino alla fine di novembre 2021, salvo esaurimento risorse. La domanda è molto semplice, è un foglio, un file di Word da compilare con le classiche informazioni sull'impresa e su quello che è stato fatto, e a cui allegare la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del titolare, cioè comunque del firmatario, e fatture e pagamenti. Quindi una domanda veramente molto semplice, si invia per PEC alla PEC della Camera di Commercio. Comunque tutti i riferimenti sono su questo sito che ho scritto nella slide, che poi naturalmente Antonella potrà inviare a tutte. Io le metto a disposizione di Antonella, poi Antonella ci penserai tu eventualmente a divulgarle.
Il secondo bando della Camera di Commercio è per ora l'ultimo in questo momento attivo, è quello che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sicurezza sui luoghi di lavoro soprattutto, anzi, in relazione all'emergenza Covid-19. Quindi sono finanziabili le spese per eseguire tamponi, test o per la formazione e la consulenza in relazione sempre alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e l'acquisto di attrezzature, ad esempio schermi divisori, piuttosto che macchinari per la sanificazione, e con anche in questo caso il rimborso di una parte della spesa. Il rimborso è nella percentuale del 50 a fondo perduto. L'agevolazione massima che si può conseguire di 2.000 euro, con una spesa minima di 500 euro. Anche in questo caso vale quello che dicevo prima, quindi retroattività delle spese dal 1 di gennaio 2021 e bando aperto fino al 30 di novembre, salvo esaurimento fondi. Anche in questo caso la procedura per richiedere questi fondi è veramente semplice. C'è un modulo, il classico modulo di Word da compilare e poi da rimandare per PEC, allegando fatture e pagamenti. Anche qui informazioni e modulisti, bando e modulistica sul sito della Camera. L'indirizzo è questo che vedete e trovate tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando. Ora entriamo nello specifico dei bandi per le nuove imprese. Questo ON, oltre nuove imprese a tasso zero, diciamo è l'ultimo nato per finanziare non soltanto le nuove imprese, ma anche le imprese già costituite da non più di 5 anni, che hanno dei programmi di sviluppo da portare avanti. E siamo in tema di imprenditoria femminile, quindi a questo bando possono partecipare le imprese a titolarità giovanile, e per giovanile Invitalia, perché il bando fa capo in Invitalia, quindi un bando nazionale, considera come limite d'età 35 anni, a differenza della regione Toscana che considera l'imprenditoria giovanile quella fino a 40 anni, ma magari ne parliamo dopo. E comunque per le donne non c'è alcun limite d'età. Quindi in questo caso le donne di qualsiasi età possono partecipare a questo bando. Il bando è rivolto a imprese costituite o da costituire nella forma di società di capitali o cooperative. Quindi non possono accedere a questo bando le ditte individuali e le società di persone, ma soltanto società di capitali già costituite oppure da costituirsi, purché siano costituite entro 45 giorni dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni. I settori sono pressoché tutti, salvo alcuni con espressa limitazione. Comunque in generale il manifatturiero ci rientra tutto, i servizi ci rientrano, il commercio ci rientra, il turismo ci rientra. Le spese ammissibili sono diverse a seconda della data di costituzione dell'impresa. Ora vediamo nel dettaglio, però in generale le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda, o comunque dopo la costituzione dell'impresa, se la domanda è stata presentata come impresa da costituire, e in ogni caso entro 24 mesi dalla data della stipula del contratto di finanziamento. Quindi il programma di investimenti può durare al massimo 24 mesi. Altra caratteristica generale sulle spese del programma che i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica, ad eccezione dei mezzi mobili, purché questi siano strettamente necessari al ciclo produttivo.
Quindi un'auto di rappresentanza, ad esempio, non può essere finanziata con questo bando. E dicevo, le spese agevolabili sono diverse a seconda della data di costituzione dell'impresa. Ora, ad esempio, qui facciamo un esempio delle spese ammissibili per le imprese costituite da non più di 3 anni. Non le leggo, ma insomma vedete quali sono. Faccio notare soltanto che l'ultimo punto prevede spese per esigenze di capitale circolante per un massimo del 20% dell'investimento ammissibile. Quindi in questo caso è ammesso a finanziamento non solo la spesa per beni strumentali, ma anche beni strumentali e consulenze, c'entrano anche le consulenze specialistiche, ma anche le esigenze di capitale circolante. Invece per le imprese costituite da 3 a 5 anni le cose cambiano un po'. Intanto non è finanziabile il circolante e poi è finanziabile l'acquisto di immobili solo per il settore turistico nel limite del 40% dell'investimento ammissibile. Ora considerate questa è una particolarità del bando, perché ormai è molto difficile trovare un bando che agevoli l'acquisto di immobili. Questo è veramente ormai è diventato molto raro agevolare l'acquisto di immobili. Questo lo consente sia pur nel limite di un 40%. Come sono diverse le spese ammissibili, così sono diversi i massimali di finanziamento. Quindi per le imprese costituite da 3 a 5 anni, da 0 a 3 anni, il limite massimo di investimento è di 1,5 milioni di euro. Per le imprese costituite da 3 a 5 anni, il limite massimo è di 3 milioni di euro. Un altro elemento importante è che questo bando ha introdotto una quota di fondo perduto. Anche in questo caso non sono tanti i bandi che prevedono un fondo perduto, quindi questa è stata un po' una novità dell'ultima edizione di questo bando, che è in essere da maggio di quest'anno, perché prima di maggio di quest'anno questo bando prevedeva soltanto finanziamenti a tasso zero. Quindi la quota di fondo perduto introdotta è del 20% per le imprese costituite entro i 3 anni, del 15% per le imprese costituite da 3 a 5 anni. L'agevolazione massima consentita è del 90%. Questo vuol dire cosa? Che se ho un progetto da, supponiamo, 100.000 euro, mi sono costituito da un anno un progetto a 100.000 euro, posso chiedere 20% a fondo perduto e il 70% mi viene dato a tasso zero. Questo tasso zero è rimborsabile in 10 anni ed è erogato senza garanzia, almeno fino all'importo di 250.000 euro. Oltre i 250.000 euro è richiesta una garanzia. Però diciamo che per investimenti meno consistenti il fatto di ricevere un finanziamento senza garanzia, comunque a tasso zero, comunque da rimborsare in 10 anni, non è assolutamente male. Ecco, considerando anche una quota di fondo perduto che non guasta, diciamo così. Allora, per fare il calcolo delle agevolazioni, Invitalia ha messo a disposizione 2 file Excel molto 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 semplici. Il primo è per le imprese da 0 a 3 anni, il secondo è per le imprese da 3 a 5 anni.
si inseriscono i dati relativi all'investimento e viene fuori una simulazione dell'intervento agevolato. Possiamo provare a fare una simulazione, vediamo un po' se riesco a condividere lo schermo. Allora, penso che voi vediate un file Excel. Dunque, io ho ipotizzato un investimento in macchinari, impianti e attrezzature di 50.000 euro, programmi informatici di 10.000 euro, come vedete l'investimento ammissibile è di 60.000 euro. Inoltre ho previsto, siccome è un'impresa costituita da meno di 3 anni, un importo di 10.000 euro per le spese di gestione. Quindi a questo punto il mio investimento massimo, investimento totale, è di 70.000 euro. 70.000 euro, e in questa tabella c'è la possibilità di l'importo che è possibile chiedere come finanziamento. Ora io cancello questo, voi vedete che è possibile chiedere 63.000 euro di mutuo o 12.000 euro di fondo perduto. In realtà, se chiedo 12.000 euro di fondo perduto, come faccio ora, voi vedete che l'importo da chiedere al mutuo si abbassa ed diventa 51.000 euro. Inserendo 51.000 euro viene la copertura massima, che è di 63.000 euro, che è esattamente il 90% di 70.000 euro. Quindi si arriva a quel 90% di cui vi parlavo prima. Quindi questo file è molto pratico, perché così si ha un'immediata percezione dell'agevolazione che è possibile richiedere. Dunque, per la richiesta su questo bando, la richiesta dà diritto, se viene approvata, dà diritto ad avere delle agevolazioni. Poi, per avere l'erogazione, si segue un percorso con richieste successive, che possono essere per stato d'avanzamento lavori, allegando le varie fatture quietanzate, oppure la richiesta di un anticipo, però con presentazione di fideiussione, oppure si può creare un conto corrente vincolato con le banche convenzionate con Invitalia, e le fatture transitano da questo conto corrente, che è meglio, il pagamento delle fatture transita da questo conto corrente, che è esclusivamente per l'operazione finanziata. E anche questa non è male come opportunità, perché dà la possibilità di avere il finanziamento su questo conto ed utilizzarlo. Il fornitore emette la fattura da questo conto vincolato viene pagata la fattura allo stesso fornitore. La procedura per accedere alle agevolazioni è esclusivamente online. E su questo sito, su questo link, trovate anche la modulistica per partecipare al bando, dei facsimile, perché poi la modulistica deve essere compilata online, e alla pratica deve essere allegato, la pratica prevede la compilazione di un piano d'impresa. Piano d'impresa piuttosto articolato, non è una passeggiata di salute. Il piano d'impresa è piuttosto articolato, ci sono delle proiezioni economico-finanziarie da fare, insomma, però è anche un esercizio utile per chiarirsi le idee sul proprio modello di business. Prima la dottoressa Neri diceva bisogna essere preparati. Ecco, fare un piano d'impresa fatto bene
risponde proprio a quello che diceva la dottoressa Neri, cioè alla necessità di chiedere un finanziamento, qualunque esso sia, però chiederlo in modo consapevole e avendoci ragionato sopra. Ecco, questo è un po', Antonella, quello che è da programma. Io allora a questo punto faccio un paio di divagazioni sul tema, cioè parlerei di altri due bandi che in questo momento ci sono per le nuove imprese. Antonella, non ti sentiamo, attiva l'audio. Scusami, ecco. Pensavo di averlo acceso, c'ho un milione di finestre. Allora, sarà possibile partecipare al bando se ho già una SRL da 8 anni e voglio fare un'altra società nuova? Una SRL nuova? Cioè la persona mi dice ho già una società, ne voglio fare un'altra, forse anche cambiando attività o... Per una nuova, una nuova società, sì, si può fare... Quindi non importa se domanda, già... Potrà fare con la nuova società, potrà fare una domanda. Perfetto, quindi si può fare. Benissimo, perfetto. Sì, non mi sembra ci siano altre domande. Sì, dunque, va bene. Se puoi accennare nei limiti del possibile, se appunto ci sono dei finanziamenti ad hoc per startup. Ecco, un'altra cosa ti chiedevo, per le donne non c'è limite di età, vero? Sì. I 35 anni sono solo per la categoria giovani, giusto? Sì, allora sì, ecco. Faccio un attimo di chiarezza su questo punto. Dunque, il bando che abbiamo visto è un bando nazionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico, per attuare questo bando e anche il prossimo che vedremo, si rivolge a un soggetto tecnico di proprietà del Ministero dell'Economia che si chiama Invitalia. Il bando lo scrive il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia lo attua. Il Ministero dello Sviluppo Economico considera per imprenditoria giovanile quella posta in essere da giovani tra i 18 e i 35 anni. Per imprenditoria femminile, quella posta in essere da donne senza alcun limite d'età. Ok? Benissimo. Mentre per la regione, l'imprenditoria giovanile è quella sino a 40 anni di età, per la regione Toscana, e invece per l'imprenditoria femminile anche la regione Toscana non pone alcun limite di età. Ok? Quindi questo Perfetto. È un po' la distinzione. È un po' difficile. Sì. Distinguere, però insomma hai fatto bene a fare questa, perché qualcuno l'ha chiesto, dice ma insomma allora io ho 37 anni, allora sono fuori, quindi... Per le donne non c'è limite d'età, né sul bando nazionale né sul bando regionale. Perfetto, ecco, questo il è limite importante. Di età vale soltanto donne... per gli uomini. Benissimo. Quindi 35 sul bando nazionale, 40 sul bando regionale, ma per le donne non... il limite di età non ci interessa. Bene, quindi, dicevi che facevi un volo su altri bandi, sì, ecco. Ce ne sono un paio, quindi li toccherei velocemente. Bene, allora, abbiamo visto questo bando, nuove imprese a tasso zero, che è anche per lo startup d'impresa, perché comunque può essere presentato un progetto anche dalle persone fisiche, che poi devono costituire però la società entro 45 giorni da quando ricevono il provvedimento di ammissione. Ok? Quindi anche il bando che abbiamo visto è per lo startup d'impresa. C'è il vincolo che l'impresa poi deve essere costituita nella forma di società di capitali
o cooperativa. Le ditte individuali e le società di persone non sono ammesse. Invece c'è un altro bando, sempre di Invitalia, quindi sempre nazionale, attuato da Invitalia, che si chiama Self-Employment. Self-Employment è per investimenti fino a 50.000 euro di 50.000 euro ed è riservato anche in questo caso a donne senza limite d'età, che però non devono essere occupate al momento della presentazione della domanda. Ok? L'impresa, la domanda può essere presentata anche da persone fisiche, purché poi si costituiscano come impresa una volta avviato l'iter, cioè una volta approvata la richiesta di finanziamento. In questo caso l'impresa può essere costituita nella forma di ditta individuale oppure società di persone. Le società capitali in questo momento, in questo bando, non sono ammesse. Sono ammesse anche le società cooperative o le cooperative sociali. Ok? Quindi in questo caso le ditte individuali o le società di persone vanno bene. Anche qui settori ammissibili: servizi, industria, turismo vanno bene, ci sono questi limiti su pesca, acquacoltura, produzione agricola primaria, quindi però attenzione, ci sono questi limiti, ma queste imprese poi, tranne quelle delle lotterie, scommesse e case da gioco, queste imprese poi hanno delle altre linee che ora non fanno parte di della discussione di oggi, ma insomma ci sono, ad esempio, per la produzione agricola primaria ci sono delle altre agevolazioni per i neo imprenditori agricoli, cioè il primo insediamento, insomma ci sono altre agevolazioni. Dunque le spese ammissibili in questo caso sono relative ai beni strumentali, hardware e software, e anche in questo caso è possibile finanziare il capitale circolante, quindi le spese di gestione. E le spese devono essere sostenute entro 18 mesi dalla data di approvazione, quindi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Abbiamo 18 mesi di tempo per realizzare il nostro progetto. Vado avanti velocemente. Finanziamento massimo 50.000 euro, suddiviso in tre tipologie, che questa suddivisione poi ha un'importanza, la vedremo nella slide successiva. Quindi microcredito esteso e piccoli prestiti, fino a 25.000 euro il primo, fino a 35, da 25 a 35 il secondo, da 35 a 50 il terzo. Si finanzia tutto il progetto, quindi ho un progetto da 25.000 euro, lo finanzio con il microcredito, ho un progetto da 35.000 euro, lo finanzio con il microcredito esteso, ho un progetto da 50.000 euro, lo finanzio tutto con un piccolo prestito. Attenzione, gli importi si intendono sempre al netto dell'IVA. Okay? Che cosa cambia tra le diverse tre tipologie? Cambia la modalità di erogazione del finanziamento. Nel primo caso, quindi microcredito fino a 25.000 euro viene erogato tutto a seguito della stipula del contratto di finanziamento. Io ho i 25.000 euro, realizzo il progetto, pago i fornitori, rendiconto. Microcredito esteso mi danno 25.000 euro subito, il resto, gli altri 10.000 o 10.000 nel caso di programma da 35.000 euro, 8.000, 7.000, insomma quelli che sono, la somma che eccede i 25.000 euro me la danno successivamente a rendicontazione finale. Piccoli prestiti cambia radicalmente tutto.
c'è una rendicontazione su stati d'avanzamento che però possono essere richiesti anche con fatture non quitanzate, quindi non pagate. Ok? Presentazione delle richieste in via telematica, questo è l'indirizzo, anche in questo caso la domanda deve essere accompagnata da un piano di impresa, leggermente più semplice rispetto al precedente, però un piano di impresa. Da ultimo c'è il bando regionale. Bando regionale creazione di impresa ormai è uno strumento ipercollaudato perché è in essere già da tanti anni. Ha avuto qualche modifica, qualche integrazione, in alcuni casi qualche limitazione in più, però è uno strumento ormai veramente, veramente collaudato che funziona, direi, abbastanza bene. In questo caso il bando finanzia sia le imprese intenzionate, le imprese che hanno costituite da non più di 2 anni, sia costituite in forma società di persone, società di capitali, non importa, sia le persone fisiche che intendono costituire un'impresa, ma finanzia anche i professionisti. Anche in questo caso però il limite temporale di avvio dell'attività o comunque di costituzione dell'impresa è di 2 anni. Ok? Questa è una novità rispetto ai bandi precedenti, cioè il fatto che ci sia la possibilità anche per i professionisti di chiedere l'agevolazione, di chiedere il finanziamento, è sicuramente un aspetto molto molto particolare di questo bando. I settori ammissibili praticamente tutti tranne l'agricoltura e quei settori che abbiamo visto prima. Le spese ammissibili sono quelle per investimenti in beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature e quant'altro, beni immateriali. Ad esempio, il caso più ricorrente, il sito web, che è considerato un bene immateriale. Poi spese per capitale circolante, nel limite del 30% dell'investimento complessivo. E per fare un esempio, investimento complessivo pari a 10, 7, almeno 7 beni materiali e beni immateriali, al massimo 3 spesa per capitale circolante. Quindi capitale circolante si intende scorte, affitto e utenze. La tipologia di intervento, finanziamento a tasso zero sul 70% dell'investimento, fino a un massimo di 24.500 euro come importo di finanziamento a tasso zero. Quindi investimento massimo 35.000 euro, finanziamento massimo 24.500. Per la regione Toscana finanziamento investimento minimo 8.000 euro, progetto minimo, meglio, 8.000 euro, finanziamento minimo 5.600 euro. Un progetto di importo inferiore a 8.000 euro non è presentabile, non è finanziabile. Ok? Il finanziamento è a tasso zero e viene restituito in 7 anni che partono dopo la conclusione dopo la completa realizzazione del progetto, che deve avvenire entro 9 mesi dalla data di concessione del finanziamento. Quindi presento la domanda, mi viene concesso il finanziamento, da quel momento decorrono i 9 mesi. Ci può essere una proroga di 2 mesi, comunque diciamo 9 mesi. E successivamente ai 9 mesi la regione mi verifica la correttezza di quello che ho realizzato, quindi mi verifica le varie fatture, i vari pagamenti e quant'altro, e mi inoltra il piano di ammortamento del finanziamento che mi ha riservato. Il piano di ammortamento dura in tutto 7 anni.
per i primi 18 mesi non restituisco niente, comincio a restituire successivamente i primi 18 mesi in 5 anni e mezzo. In totale dura 7 anni, però il fatto di cominciare a restituire dopo 18 mesi mi dà il tempo di portare la mia iniziativa a regime. E quindi anche questo è un punto interessante di questo bando. E come viene erogato il finanziamento? Un 40% può essere erogato per anticipazione senza alcuna garanzia. E successivamente, o comunque posso chiedere uno stato d'avanzamento di importo pari al 40%, il resto a saldo. Cioè quando ho realizzato tutto l'investimento, ho pagato tutto e ho presentato tutti i documenti alla regione. Caratteristica fondamentale: quando io chiedo l'erogazione, l'impresa deve essere attiva. Se non è attiva, la regione, a parte alcune eccezioni, non eroga. Presentazione telematica. Il sito è Toscana Muove. Toscana Muove è un'associazione temporanea di impresa costituita tra Fidi Toscana, Artigian Credito Toscano e Artigian Cassa, e gestisce per conto della Regione Toscana alcune iniziative. Anche in questo caso deve essere la richiesta deve essere corredata da un piano di impresa. Ora, come deve essere fatto questo piano di impresa? Non c'è una risposta unica, perché ogni bando, almeno dei tre che abbiamo visto, ogni bando chiede un piano di impresa in una forma diversa. Nuove imprese a tasso zero in una forma un po' più complessa, e self-employment in una forma meno complessa, creazione di impresa, quindi il bando regionale, in una forma un po' più sintetica. Però c'è un elemento che accomuna i tre piani di impresa, che dalla lettura, quindi chi legge il documento, deve percepire che chi lo propone ha le idee chiare. Ok? Noi quando incontriamo gli aspiranti imprenditori o comunque coloro che hanno intenzione di avviare un'attività, sottoponiamo spesso questo modello, che è un modello molto semplice, che chiaramente non abbiamo inventato noi, ma che abbiamo ripreso un po' tra virgolette, letteratura, e proponiamo questo modello perché ci sono, a nostro avviso, un po' tutti gli elementi per chiarirsi su quale sarà poi il modello di business che sarà alla base del business plan. Quindi i bisogni che andrò a soddisfare attraverso quale servizio o quale prodotto, come lo propongo al mercato, come mi relaziono con i miei clienti, che tipo di ricavi intendo conseguire, che cosa mi occorre per offrire il mio prodotto e servizio, quali sono le attività che pongo in essere, se ho dei partner e a quali costi vado incontro. Ecco, questo è un modello abbastanza semplice, però veramente, veramente completo. Naturalmente poi questo modello sarà dettagliato in un piano d'impresa con anche delle previsioni in termini di costi e di ricavi. Quelli vanno da sé. Questo è un elemento comune sia per i finanziamenti agevolati, quindi quelli di cui ho parlato io, ma sia per i finanziamenti bancari, penso di qualsiasi banca. Ecco, questo è un po' il motivo comune a tutti questi strumenti. Io, Antonella, ti ridò la parola.
Qui vedete i miei recapiti, quindi per qualsiasi informazione, qualsiasi chiarimento sui bandi, io mi rendo conto di essere stato molto, non è semplice sintetizzare queste informazioni, anche perché poi io mi aspetterei anche una domanda su come faccio a scegliere. Ecco, ci sono delle discriminanti. Beh, intanto il tipo di soggetto che voglio porre in essere è una discriminante. Ad esempio, società di ditta individuale, società di persone, società di capitali, sono un professionista, quindi già questo è un punto di partenza. L'età, ora non per le donne ma per gli uomini, è un'altra discriminante. Se c'è un uomo di 38 anni che vuol fare una ditta individuale, l'unico strumento è il bando regionale. Oppure ho dei fondi a disposizione, oppure non ho, ho pochissimi mezzi propri. Insomma, ci sono delle discriminanti che andrebbero un po' analizzate, però qui si entra poi andremo incontro a tempi molto lunghi, ma in ogni caso, se o per telefono o per email, sono pronto a dare tutte le informazioni che riesco a dare, ecco, diciamo così. Prego Antonella. Grazie Michele, direi che l'esposizione è stata veramente esauriente per il tempo che avevamo a disposizione e mi sembra che tu abbia dato una bella panoramica. Ecco, ho una domanda qui per quanto riguarda il primo bando, l'ON, quello di Invitalia, ma le persone fisiche possono aderire e devono creare la società di capitale entro 45 giorni? E poi, seconda domanda, questa però è una domanda mia. Chi non sa da dove cominciare per il business plan, quindi per il piano d'impresa, come deve fare? C'è la possibilità, ovviamente Promo Firenze può dare la propria consulenza su questo, però ecco, da dove consigli di partire se proprio uno è a digiuno di queste... diciamo, delle nozioni per costruire il proprio business plan, intendo proprio per iscritto, immagino che uno ci abbia le idee chiare su cosa vuol fare, però ecco, metterle su carta è tutt'altra cosa. Ecco, quindi queste due cose, bando N, creare la società entro 45 giorni e come si comincia per un piano d'impresa. Allora, sì, entro 45 giorni, però da quando mi viene data la risposta? Quindi io presento domanda, la domanda viene valutata, poi mi dicono ok, però a quel punto 45 giorni di tempo per costituire la società. Poi invece per quanto riguarda la tua domanda, il mio consiglio è di partire da questo documento. Sì, fare, questo mi sembra molto chiaro. Questo. Fare una attenta riflessione sui singoli punti. E fare un elenco per ogni singolo punto, un elenco di quello che si ha in mente. Dopo aver compilato questo, poi si può passare al business plan. Però prima di fare un business plan è bene avere uno schema del proprio modello di business del modello di business che si ha in mente. Cioè cosa voglio offrire, quali bisogni vado a soddisfare, perché cosa mi devono pagare i clienti, quanto sono disposti a pagare. E così via, cioè declinando ogni singolo elemento. Poi naturalmente su questo noi insomma siamo a disposizione per dare tutti i chiarimenti e tutte le informazioni e tutta l'assistenza del caso, assolutamente, ma questo anche per dare informazioni sui bandi, per dare aggiornamenti, ecco. Tra l'altro noi pubblichiamo sempre sul nostro sito l'aggiornamento sui bandi. Sul sito di Promo Firenze c'è un testo scorrevole in alto dove sono pubblicati i diversi bandi che via via vengono pubblicati da Ministero, da Regione, naturalmente i più importanti, altrimenti non sarebbe possibile, insomma, seguirli tutti. Però i più importanti sicuramente ci sono.
E poi sul business plan in particolare, assolutamente massima disponibilità. Perfetto, grazie Michele. Sì, io credo che questo del business plan è un punto di partenza importante, sia che si voglia chiedere un finanziamento in banca, lo diceva all'inizio Lina Neri, dobbiamo avere con chiarezza in testa ma anche sulla carta, perché la carta ancora è necessaria, cosa vogliamo fare, a chi lo vogliamo offrire, quali sono i nostri canali, eccetera, eccetera. Quindi e soprattutto ci vuole anche appunto per fare domanda ad un bando. Quindi ormai diciamo così che il business plan mi sembra di capire che come dire, è uno strumento necessario come per, sì, per ma c'è anche un discorso di visione del business plan, cioè nella nostra pratica ad esempio abbiamo visto che poi andando a fare dei business plan magari l'idea così come era proposta non funzionava e quindi è stato necessario, si è resa necessaria qualche modifica, oppure in un business plan magari l'imprenditore fissa degli obiettivi e sono poi gli obiettivi minimi che deve rispettare, cioè se io in un business plan ho come obiettivo quello di avere ricavi per 50.000 euro ad esempio e ho dei costi per 40, magari spese fisse anche per 40, e io so già che se non conseguo quel volume di ricavi il mio piano non sta in piedi. Quindi insomma è anche un modo per individuare degli obiettivi e verificarne il rispetto. Poi lo vogliamo chiamare business plan, vogliamo chiamare piano d'impresa, chiamiamolo un po' come ci piace di più. Magari il business plan come termine è qualcosa che spaventa, come diceva prima la nostra collega di Intesa. Sì, magari può spaventare, chiamiamolo in un altro modo, però la sostanza non cambia. Ecco. Bene, bene, mi sembra. Grazie Michele, mi sembra che abbiamo, per il tempo che avevamo, abbiamo esplorato un po' tutti i settori. Ecco, quello che vogliamo dire ai nostri partecipanti è tanto grazie di essere arrivati fin qui, mi sembra sono le 4 e quindi mi sembra siamo stati nei tempi. Io vi invito intanto appunto a prendere i contatti della nostra azienda, quindi di Michele, che è stato utilissimo, e se c'è bisogno di porgli direttamente delle domande, ma naturalmente di porle anche direttamente a me, se volete, quelle che non siamo riusciti a, come dire, a cui non siamo riusciti a rispondere durante il webinar. E quindi siete liberissime di scrivere e di chiederci. Vi ricordo i seminari da domani sul digitale, domani inizieremo con l'impresa sui social e vi invito anche a consultare abitualmente sia il sito della Camera di Commercio di Firenze, che ha tantissime informazioni e soprattutto anche tante notizie per le imprenditrici femminili. Speriamo di poter attivare una pagina prima o poi proprio su questa parte dell'imprenditoria femminile, però vi invito, come diceva Michele, anche a consultare il sito di Promo Firenze per nuove notizie, per bandi, per finanziamenti, per eventi. Sì, ecco Antonella, scusami, ti interrompo un secondo perché certo. Tra l'altro il discorso dell'imprenditoria femminile, come tu sai, abbiamo avuto modo diverse volte di confrontarci su questo, è di estrema attualità anche per dei nuovi fondi di cui si sta parlando. Quindi insomma ci saranno pensiamo, ora non voglio dire a breve, però diciamo neanche in tempi biblici, delle novità importanti sul tema in quanto a disponibilità di fondi e nuovi strumenti di agevolazione. Certo, certo. E infatti sappiamo bene che c'è questo nuovo fondo per l'imprenditoria femminile che è stato istituito con legge di bilancio, non ci sono ancora i decreti attuativi, li stiamo aspettando, ma ecco, restate in contatto con noi, speriamo di potervi dare delle notizie, non sappiamo, come diceva Michele, in che tempi arriveranno, ma si spera che arriveranno. Poi insomma, ormai le donne e i giovani mi sembra che siano i destinatari dei prossimi provvedimenti del governo, perché insomma senza dubbio l'imprenditoria femminile e quella giovanile sono quelle che sono uscite un po' più malconce da questa crisi.
Digitale, tanto digitale. Anche digitale. E quindi, tanto appunto, digitale. Vi invito quindi a seguirci, da domani iniziano i nostri seminari sul digitale, che facciamo in collaborazione con Punto Impresa Digitale, il nostro team dei Digital Promoter. E niente, vi ringrazio tutti. A chi me l'ha chiesto manderò anche il link della registrazione, che adesso invece a questo punto arresto.